Signori, finalmente dopo tantissima attesa la nuova stagione di Fortnite è tornata. E oggi io e Steve andremo a fare la Random Capitolo 1 Challenge, che consiste nel prendere le armi solo nella rarità della skin che ci esce. Quindi ragazzi, sarà una challenge veramente assurda, ma prima di iniziare mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale, perché al raggiungimento di 100.000 iscritti mi andrò a fare pelato. Ragazzi, in questo momento io e Steve stiamo giocando il Capitolo 1 in anteprima, e la challenge di oggi, Steve, è molto semplice. Io adesso mi è capitato lo skull viola, quindi posso utilizzare solo le armi viola. Quindi anch'io dovrei utilizzare le armi viola, perché a me è capitato la gente ribelle, perfetto. Ok, oddio ragazzi, che ricordi, si torna a casa ragazzi. Beh, adesso il problema ragazzi di tutto è, io non mi ricordo come si gioca a Fortnite, cioè nel senso questa mappa è troppo vecchia, non so neanche le armi che ci stanno, e questo è il problema. Comunque noi dobbiamo lootare, signor Steve, perché la challenge di oggi non sarà semplice, ma la dobbiamo comunque vincere. Lo sai, quella è una cosa bella, che probabilmente in questa mappa ancora non c'era lo spas. Ragazzi, il fucile pesante tattico, oddio non lo posso prendere, però non le posso prendere. Te non ci crederai, ho trovato la K epico, fra. Ti giuro, Steve, che giocare in questa mappa è veramente una roba incredibile, perché io ci giocavo tantissimo prima in questa season, è meraviglioso. Questo è Parco Pacifico, raga, ma che cazzarola è successo? Comunque, raga, mi raccomando, solo per questo video lasciate un bellissimo like e iscrivetevi al canale, perché è assurdo. Allora, ragazzi, io ve lo dico, non so se questa challenge riesco a portarla a termine, perché, Steve, guarda, guarda cosa ho trovato. Antis, prendi subito la pistola. Eh no, devi prendere, oddio, la pistola. Oddio, che bella! Bravissimo, bravissimo. Raga, però, guardate cosa ci sta. Ci sta il fucile d'assalto, il fucile del nonno, il pompa del nonno. Oh mio Dio, che figata. Steve, dimmi che ho visto male. Questi sono i fottutissimi skateboard. Oddio, frate, lo sai già quello che andrò a fare. Adesso prendo il volo, basta, prendo il volo. Ragazzi, questa season mi mancava veramente tantissimo. Mi raccomando, se vi manca anche a voi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E sono contento che Fortnite l'ha rimessa, che bello. E poi la cosa bella, Steve, è che noi ci stiamo giocando in anteprima, perché noi siamo i più fighi del mondo. Ragazzi, ma poi giocarla in anteprima, giusto l'onore, è qualcosa di incredibile. Contis, in questo momento sono a Pinnacoli, davanti a me c'è gente. Guarda, adesso gli faccio un headshot in creo. Oddio, come stai a Pinnacoli? Aspetta, no, l'ho mancato, perfetto. Adesso mi ammazza, sono morto. Ragazzi, gli lancio le puzzolenti, non ti preoccupare, Steve, arrivo pure io. Ragazzi, Pinnacoli pendenti, che ricordi, porca trota. Aspetta che c'è uno qua con i palloncini, sono tutti fortissimi. Lo so, fra, sono dei tryhard schifosi. Ok, l'ho tipo laserato, fra. Ti prego, Steve, dimmi che vinci, dimmi che mi aiuti, perché porca trota sto fregato. Non ho armi. Ma ha fatto... Fra, mi ha fatto un no-scoop. Come ti ha fatto il no-scoop, bro? Ha fatto un no-scoop, com'è possibile, col bar? No! Ma regà, ma mi ha distrutto! Cioè, questi qui ci stanno tutti, fra, per forza. Siete stufi di laggare su Fortnite? Ho la soluzione per voi. Da come avete visto, il mio ping era altissimo, ed è perché ogni continente sembra avere solo un grande server, come può essere il server europeo. Però questo server è al di sotto a tantissimi altri piccoli server, come magari il server francese. E noi siamo stati proprio messi in questo server francese, ma io non vivo in Francia, quindi lagghiamo tantissimo. Ma qual è la soluzione? La soluzione è Gear Up Booster. Questa piattaforma, infatti, ha pieno accesso a qualsiasi rete server di gioco in tutta Europa, e ti garantisce la migliore connessione in qualsiasi momento. Ma non preoccupatevi, perché anche voi che giocate da console avete la possibilità di utilizzare questo programma. Vi basterà utilizzare HyperEv. HyperEv è semplicemente un hardware che serve per boostare il vostro gioco, quindi riuscirete a giocare con pochissimo ping, e vi assicuro, raga, che vi migliora le statistiche di gioco. Però con Gear Up avrai il miglior server nel momento giusto, e il ping si abbasserà tantissimo. E inoltre Gear Up Booster è sicuro da utilizzare e non comporta il rischio di essere bannati. È facile da usare, basta un click e il gioco è fatto. Quindi cosa aspetti? Clicca il link che ci sta qua sotto in descrizione, così anche tu potrai scaricare Gear Up Booster. Raga, è assurdo. Signori, la partita di prima l'abbiamo persa, ma questa volta io e Steve ci andiamo a buttare direttamente nella città che tutti conoscono, Pinnacoli Pendenti. Signor Steve, dobbiamo fare il culetto a tutti quanti. Ma te ti rendi conto che a Pinnacoli Pendenti ci andavano Ninja, Mongrel, Power, tutti? Lo so, bro. Non sei forte quanto loro, fra. Infatti, per farti capire, ho fatto un land di merda, perché io in questo momento, a parte che ho il dragone, guarda che cosa, cazzo, raga, è bellissimo. Comunque mi è capitata questa skin che non mi ricordo il nome qual è, e quindi posso utilizzare solo le armi verdi, e mi butto qui al palazzo centrale perché vedo già il pompa del nonno. Ma quanto è bello. No dai, non è possibile, te hai trovato il pompa del nonno? Io i deltaplani ho trovato. Tu, Steve, che arma puoi prendere? Che colore dell'arma puoi prendere? Io con la Renegade posso prendere solamente quelle blu. Bro, qua ci sta un caccia per te, vieni a prendertelo. Oddio, aspetta, 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 fra, il caccia, io ero il pro player del caccia. Comunque, raga, giocando in questa mappa non so, sembra la mia infanzia, raga, perché veramente ci giocavo tantissimo prima. Vediamo se funziona il double pump, vediamolo. No, l'hanno tolto. Certo, l'hanno tolto nella stagione 4, fra, siamo nella 7. Mamma mia, che bello, Pinnacoli, fammi prendere tutte le armi.
Ma proprio prima che avevo la skin viola, adesso ce l'ho blu, potevo prenderla di gol. Oh, fra, ci sta gente, mi sa, perché ho sentito spari. Io ho solo il pompa, te lo dico, non possiamo fare praticamente niente. Noi, ma se io utilizzassi la trappola, vale. Metti la trappola, bravi. Oddio, la trappola! Fra, c'è un aereo, c'è un elicottero, c'è... No, 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 prendo il pompa. Come c'è un aereo? Porca di quella troppo. Devi aiutare, perché tu c'hai il calcio e c'ho il pompa. Non lo so come facciamo a vincere questa partita. Però, raga, noi ci proviamo perché il content vince se. Dio! Ci stanno sparando con l'aereo! L'ho preso. Sparagli! Sì, però non li sto facendo niente. Bro, ma come non gli stai facendo niente? Oddio, il pupazzo di neve. Bro, tieni il pupazzo di neve. Ah, no, non me ne frega. Ma basta. Schiappettare questo. Lo so. Non mi fa andare avanti. Ok, raga, comunque è troppo difficile giocare in questa mappa. Ah, c'è uno. No, Steve. Oddio. Steve, scappa. Vabbè, sto aereo di schifoso, fra. Vi giuro, non so se riesco a vincere, perché qua traiardano tutti troppo, veramente. Quindi non lo so se riesco a vincere. Quanti stai, devi killare per forza. Stai zitto che mi nascondo. Esci da questa tana, non fare la talpa. Faccio come facevo 5 anni fa mentre giocavo a Fortnite. Ti camperavo e basta. È morto dalla trappola, fra. Andiamo. Dov'è che stava? Bam, 66. Oddio. Ti prego. Ancora non esistevano le schede. È vero, quindi è morto del tutto, godo. E quindi sono scarso e basta, cioè. Allora, Steve, faccio una cosa che tutti i pro player fanno. Scappo. Ma ha pochissima vita, ma tirali il puzzolente e ammazzalo. Eppure te c'hai ragione. Gli lancio la scorreggia, aspetta. Dai, una bella scorreggiola. Oh, madonna. Oh, non l'ho manco preso, bro. Ok, lo sto intando. Sì, è scappato, fra. Lei sta là sopra. Ok, bianco. Porca trota, ragazzi, devo andare a ucciderlo. Mamma mia, che bello giocare a Fortnite così. È morto, tirali la puzzolente anche qua. È il problema, bro, che io posso usare solo il pompa, non ho altre armi. Comunque te con queste idee schifose di fare le challenge inutili. Ma è bello, ragazzi. Ma io lo faccio per loro, lo faccio per la gente che ci sta guardando da casa, capito? Lo faccio per loro. Ah, lo fai per il popolo, capito? Sì, però, frate, devi andare a killare. Ma non riesci neanche a killarti due nemici, cioè, ti rendi conto? Stai tranquillo, bro, che anche prima facevo così cagare. Quindi non è che mo posso diventare forte tutto d'un tratto. Bene, ma almeno provaci, cavolo. Manco li stai pushando. Non mi interessa, io la prendo la mitraglietta, perché sennò non posso vincere la partita. Eccolo, l'ho ucciso. L'hai ammazzato, fra. Let's go. Tento dietro di te. Let's go. Oddio. 190. Perché ancora i pompa facevano. Frate, mi dispiace, raga. Io non penso alla challenge, ma il P90, vaffanculo, prendo. Allora, Steve, calmiamoci un attimo. Siamo rimasti in 4. Secondo te riesco a vincere la partita oppure no? Guarda, fra, non lo so. Però probabilmente potrebbero ammazzarti. Cioè, pro player come questi qua, fra. Non è che sono pro player, bro. Me li sono killati tutti e due. Oddio, il succoso. E attento che c'hai i kamikaze adesso che stanno arrivando. Sì, ragazzi, adesso non mi interessa, è il momento del tryharding. Cioè, vuol dire campionare per tutta la partita. Perché, raga, io se non vinco sta partita. C'è uno qua. Zitti tutti, che ci sta un elicottero. Zitti tutti, ho paura. Mamma, voglio andare a mangiare la cotoletta fritta. Mangiarti la cotoletta oppure le zucchine? Oddio, il cesso! Me lo ricordo, il cesso! Sì, l'hai rotto, fra, però. Rotto, ma non posso più cagare. Porca di quella troia. Raga, ma con il mio P90 oro posso tranquillamente uscire e distruggere tutti quanti. Lo so che non sto rispettando proprio la challenge, però un P90 oro non potevo lasciarlo là. Para quell'aereo! Dove sta? Non lo vedo! Fra, gira! Ma sei cercato? Eccolo! Mi ha fatto un po' male. Porca trota, un po' ucciso. Sì, mi hanno proprio distrutto tutto. Ok, signori, questa volta io e Steve abbiamo deciso di giocare due partite completamente diverse. Cioè, stiamo in singolo e vediamo tra i due chi sarà il più fortunato. Questa volta mi è capitato il cavaliere nero e quindi posso prendere solo le armi oro. Porca trota. Ma sai cosa ti dico? Io mi sono rotto le palle, sinceramente, di sta sfida. Io prendo tutte le armi che mi capitano. No, bro, però devi essere onesto. Devi fare le challenge così come sono. Comunque, raga, mi sono buttato all'ando letale. Non so se voi ve lo ricordate. Cioè, veramente. Ma io fra sono all'ando letale. Magari ti becco e ti uccido. Che mi ammazzi, ma se te vedo ti distruggo veramente. Comunque, signori, stai zitto, Steve, devi stare zitto. No, abbiamo preso le zucchine fino ad adesso e non siamo riusciti a killare manco uno. Cioè, in realtà prima ho fatto due. Vabbè, no, non le zucchine. Cioè, le zucchine sono un po' piccole, melanzane. Le melanzane, c'hai ragione. Comunque, allora, da me non ci dovrebbe essere nessuno. Però il problema è che io dovrei trovare solo armi oro. E in questo momento non ne ho trovata neanche una. Anzi, ho trovato solo armi bianche e verdi. Porca boia di quella ladra. Tono fra. Sono morto. Benissimo, signori, benissimo. Adesso rimango solo io. E poi una cosa che non ti ho detto, Steve, è che se riusciamo a vincere una partita, ti do 1000 euro. Quindi vai veloce in un'altra partita e vinci. Io sono già entrato, madonna santa. Fra, però mi raccomando, ti devi sbrigare a entrare in partita, perché noi siamo rimasti in 24. E basta che ammazzo 20 persone e mi porto a casa 1000 euro. Non so se te l'avevo detta questa piccolissima cosa, però va bene lo stesso. Te 20 persone te le ammazzi nei sogni.
Fra, io non trovo un cazzo di nessuno, però. Oh! No! Mi hanno disinti! Mi hanno sciolto! Mi hanno sciolto! A breve mi scioglieranno pure a me, perché ci sono tipo 40.000 player qua a Pinnacoli, quindi... No, comunque, bro, è assurda questa cosa che mi hanno ucciso. Ma qua sono tutti dei pro player assurdi. Cioè, tutte le persone che stanno giocando a questo gioco, a questo Fortnite, sono troppo forti! Mi hanno disintegrato! Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale. E mi raccomando, ai 100.000 iscritti mi andrò a fare pelato. Non vedo l'ora che esce questa nuovissima mappa. Ringrazio Steve per la partecipazione di questo video. Trovate il suo canale in descrizione. E raga, che dire, mi sono divertito tantissimo. Ciao ciao.